Questa la leggo. Lungo un facile vento di impunità, recitando un rosario di ambizioni meschine, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Questo è un grande poeta genovese, Fabrizio De André, ispirato da un grandissimo poeta colombiano, Alvaro Mutis. Ultima ora, aggiunta 2 ore fa, nel bilancio 2008 italiano c'è un aumento del 2,8% della spesa per il mantenimento degli organi costituzionali, 53 milioni, e con questi siamo a 2 miliardi. Ma torniamo a Genova, che cosa ne è stato delle tasse della signora Giovanna, quelle cortesemente fornite dall'usuraio segnalato dal direttore della banca, sono andate naturalmente nelle casse del comune. E però non bastano, perché di questi giorni è la scoperta di un buco di 50 milioni di euro nel bilancio. L'assessore, 2 ore fa in consiglio comunale, ci sono anche dei consiglieri comunali che possono testimoniare, non è un vero buco, sono soldi che mancheranno in futuro. Meno male, noi ci eravamo preoccupati, no? Meno male. Genova è indebitata. Genova è indebitata e Genova tassata. ICI al massimo nazionale, IRPEF, addizionale IRPEF naturalmente, vicina al massimo, non al massimo. Tariffe dei servizi vari, diciamo 20-30% sopra la media, tariffa igiene ambientale, che non è ancora una tariffa ma di fatto è una tassa perché è indipendente dall'effettivo smaltimento dei rifiuti e invece colpisce per metri quadrati, quindi colpisce vedove rimaste sole in case troppo grandi, aziende che smaltiscono magari diversamente i loro rifiuti con aziende specializzate che, perché l'AMIO non è in grado di farlo e così via. Ma non solo, l'aumento del 30% all'anno del gettito delle multe riscosse con la notoria delicatezza dalla Gestline e, cosa meno nota, la cementificazione abbastanza selvaggia che serve principalmente per lucrare gli oneri di urbanizzazione, i quali possono essere utilizzati per la spesa corrente, salvo poi fare le urbanizzazioni ricorrendo ad altri mutui e ad altri debiti. Ecco, questo è il comune che non è la casa di tutti, ma è l'esattore di tutti, è lo sceriffo di Nottingham. Allora, malgrado questo, l'indebitamento del comune rimane molto alto e naturalmente i tassi giocano. Dai 115 milioni dell'anno scorso, quest'anno con i tassi in crescita, si andrà, anche qui la fonte è l'assessore al bilancio, proprio oggi, a 140 milioni. 2 giorni fa, per chi l'ha vista, una trasmissione televisiva ha fatto un'inchiesta che io definirei agghiacciante sulle acrobazie, diciamo, degli enti locali italiani, incluso, ahimè, il Comune di Genova, nel mondo della finanza derivata. Si stipula un contratto con la banca, si ottiene subito un ambitissimo anticipo con dei rischi elevatissimi e dei costi impliciti che ricadranno sulle amministrazioni a venire. Sapete che qualche incauto mi ha eletto presidente della commissione bilancio, beh, io oggi ho convocato la commissione bilancio del comune di Genova affinché l'assessore riferisca, non attraverso i giornali cortesemente, ma nella sala a ciò deputata, cosa sta succedendo e in quanto e perché il comune è coinvolto in questa storia. E perché forse lo sappiamo, Genova costa molto. A Barcellona ogni 1000 abitanti ci sono 2,5 dipendenti comunali, 2,5. A Genova ce ne sono 11. Più 10 nelle aziende comunali, in cui ci sono anche alcune centinaia di amministratori che percepiscono alcuni milioni di euro come gettoni di presenza, anche se sono assenti naturalmente. Genova costa perché c'è il leggendario buco della MT,
dove un organico eccessivo e dove un costo uomo che è, credo, tra i maggiori del mondo, dovrei saperlo, ma ritengo che sia tra i maggiori del mondo e sicuramente d'Europa, ha in effetti richiesto che il Comune piano piano dismettesse il suo patrimonio immobiliare per coprire le perdite. Certi servizi prodotti dal Comune costano fino al triplo di quello che costano prodotti dai privati. Le manutenzioni urbane, lo sanno tutti, sono state affidate senza gara, contravvenendo a ogni normativa europea, per 30 anni a un'azienda che si chiama Aster, i cui risultati sono quelli che ha un'azienda monopolista, evidentemente, in termini di qualità e di costi. Un museo di livello internazionale, dedicato al mare e alla navigazione, che è costato milioni, ha un ricavo annuo di 90.000 euro, che al prezzo del biglietto intero vuol dire, ho già fatto i conti, un biglietto ogni ora. Immaginate di essere il cassiere. Questo però era, come dire, la vecchia stagione, adesso c'è la nuova stagione, la stagione calda, dove si annunciano giunte leggere con toni su rosa, 10-12 assessori al massimo, 50% donne e così via. Abbiamo 17 assessori, di cui 4 donne, nel momento stesso in cui aprono i 9 nuovi municipi, con 27 nuovi assessori, 45 persone in totale. A San Francisco sono 11, a Berlino sono 8. La nuova giunta è formata quasi esclusivamente, non esclusivamente, da politici di professione, come sempre e come da sempre. Parte la politica degli annunci fatti direttamente alla stampa per non perdere tempo in consiglio comunale, me ne sono segnati alcuni dai giornali, non dai verbali del consiglio. O 2 giugno, call center attivo 24 ore su 24 in grado di garantire sempre l'intervento e gestire le pratiche fino in fondo, sollevando il cittadino da complessi iter burocratici. 8 giugno, navi garage ancorate al porto antico. Gli anziani avranno i braccialetti elettronici, 28 giugno, pagina 1. Costeranno 2.000 euro l'uno, 1 settembre, pagina 28. Faremo la monorotaia sulla sopraelevata. Questa. Per tutto il resto c'è Mastercard.